Cari amici del SoundMeet, ciao a tutti e benvenuti a questa intervista. L'ospite di oggi è stato definito un Highlander delle tastiere da almeno 3 generazioni di pubblico, è una persona con un'immensa esperienza di studio e di palcoscenico per quanto riguarda la musica e le tastiere, oltre chiaramente al canto. Bene, abbiamo il piacere di avere qui con noi Roby Facchinetti. Ciao, ciao Danilo, ciao a tutti. Ciao caro. Eccomi qua. Bene, eccomi bene. Qua. Questo... Bene, vedo una tastiera alle tue spalle. Sì, beh, sai che non si sta mai senza tastiere, alla fine. Siamo circondati, sembra anch'io, guarda, due master che incombono. Sei bello pieno. Sempre con noi. Sempre con noi. La tua carriera ha inizio da molto prima del synth, addirittura. Cioè, partiamo dall'elettromagnetico, insomma. Esatto. No, guarda, io ci stavo pensando prima che noi i primi dischi li abbiamo fatti con le tastiere dell'epoca, che era Lemond, no? Quello che era sempre esistito fortunatamente. Poi c'era il clavicembalo, più o meno temperato. Più o meno. C'era, esatto, c'era nelle sale di incisione, che ne so, la celeste. Sì. È finito, queste erano le tastiere degli anni, primissimi anni 70. Mi considero molto fortunato perché ho potuto vivere questo periodo che era chiaramente che era esploso il pop, la nuova musica pop, no? Dai Beatles in poi, e la situazione era questa. Io avevo già avuto un organo, la prima ipotesi di organo live, che era l'Honor. Questo organo lo avevano i Dem, se ricordate, nel brano, soprattutto nel brano Gloria. Gloria. Questo suono, sì. Un organo, un'ipotesi di organo, però aveva caratterizzato moltissimo quel brano. Sì. E quello era il periodo, le tastiere che avevamo erano veramente quelle lì. Arrivando nei Pooh avevo ereditato il Farfisa Compact, doppia tastiera, da Bob Gillon, che era il primissimo tastierista dei Pooh. Lui se ne andò e mi lasciò in eredità questa da pagare, giustamente. Eredità da pagare. Lì, non eredità da pagare, perché all'epoca non c'era una band, un gruppo, un complesso, chiamala come ti pare, che acquistavano gli strumenti e arrivavano e pagavano. No, si comprava tutto con le cambiali, si firmavano veramente chilometri, sì, sì, sì. Di cambiali. E saldato questo, poi Lemond aveva pensato bene di fare un'ipotesi di Hammond, il famoso L122, che ti assicuro doppia tastiera, chiaramente, che era un mini emo, ma con un suono che spaccava, molto aggressivo, con il Leslie, e chiaramente dovevi procolare dopo questo brano che ha rivoluzionato, certo, anche lì il certo. Modo lì sono nati, vabbè, insomma, migliaia, credo, di brani, certo. E lì siamo entrati forse nella prima volta che la tastiera, attraverso questo suono magico, ha influenzato veramente la musica mondiale, tutte le band dal vivo e non. Del Purple, Pink Floyd. Del Purple, vabbè, insomma, tutti avevano inserito questo suono magico, certo. Straordinario. E poi l'arrivo successivo, di cui tu sei stato tra i primissimi in Italia ad avere, il Mini Moog, no? Beh, andammo proprio dall'ingegner Moog, sapevamo l'indirizzo a Londra, dove era il suo laboratorio, e mi ricordo una mattina, potevano essere le 10, abbastanza presto, arriviamo via del centro, di una delle tante vie di Londra. C'era questo ingresso assolutamente semplicissimo, e c'erano, credo, 2 o 3 gradini, si scendevano, ed era un laboratorio piccolissimo, artigianale. Assolutamente artigianale, una cosa essenziale, cioè non c'era
era veramente pochissimi metri quadrati. E lì, vabbè, insomma, l'emozione di conoscere questo ingegnere che aveva veramente inventato, perché poi tutto è nato da lì, eh. Questo primo strumento è riuscito a la musica mondiale. Ma assolutamente, il primissimo fu Emerson, no? a usarlo, che figurati per noi tastieristi, ho detto, ma cos'è questo suono? È una cosa, no? Più che rivoluzionaria. E io non vedevo l'ora di avere questo strumento. Certo. Noi arrivammo lì e potevamo acquistarlo immediatamente. Io disse, ma io non ce l'ho adesso, ne sto facendo uno, ma noi lo prendiamo, insomma. Lui era talmente, l'abbiamo talmente coinvolto, che lui fece di tutto per finire questo che era veramente un prototipo vero, uno dei tanti prototipi, e dice, va bene, venite domani verso mezzogiorno, che però se così fu. Difatti noi lo stesso giorno avevamo poche ore dopo l'aereo per rientrare in Italia. E mi permise, perché in quel periodo eravamo in sala di incisione ad incidere, di fare l'introduzione di Noi Due nel Mondo dell'Aria. Queste, esatto, glissate straordinarie, insomma, che era una cosa che fino ad allora no, lo potevamo fare sull'intera tastiera, capito, con le mani, esatto, con i gomiti, ma non elettronicamente. Certo. E fu veramente una bellissima cosa, perché caratterizzò l'introduzione, la riconoscibilità, esatto, di questo brano, che fu un successo e poi diventò nel tempo un classico dei Pooh. Poi dopo Loverheim fece il famoso opera modulare quattro voci e lì siamo entrati in un altro mondo, sempre intonatissimo. Anche questo hanno risolto loro, forte dell'esperienza del Mini Moog, il problema dell'intonazione. Dire che abbiamo fatto delle tournée, abbiamo inciso da Parsifal in poi, certo, utilizzando questi suoni, insomma, che hanno caratterizzato fortunatamente, sì, sì, tantissimi nostri brani e parecchi nostri album. Certo. Poi ci fu, vabbè, insomma, il Mellotron. Vogliamo parlare del Mellotron? Il primo vero campionatore, che durava, ogni nota durava 6 secondi. Mi ricordo che avevo questi cori pazzeschi, avevo i flauti e il quartetto d'archi. Sì, perché i set di nastri, set, no? Di base, con, esatto, quattro, di base. Con i quattro. Che quelli, io con questi tre suoni comunque potevo fare Parsifal, la parte in re minore, l'adagio di Parsifal, certo, in re minore, e anche la parte successiva che c'erano, con i flauti. Noi all'epoca usavamo, grazie anche al famoso maestro Franco Monaldi, l'orchestra sinfonica, e grazie anche al Mellotron ho veramente potuto rifare dal vivo, insomma, più o meno le stesse cose, certo, a livello di effetto. Poi vabbè, ci fu il trionfo dei suoni, la rivoluzione proprio nel mondo della musica e soprattutto nel mondo delle tastiere. Uscivano tastiere ogni momento. Tu non facevi in tempo a prenderne una e dico, beh, adesso questa, che il mese dopo già era, no, esatto, superata, esatto, perché poi il Moog, cioè, ci fu il Polymoog, e poi il Mel, come si diceva prima, il Mellotron, l'emulator, un'infinità. Ma poi voglio dire, tu sei stato praticamente il primo in Italia ad avere il fegato di portarti sul palco il Fairlight. Beh, lì fu veramente una cosa molto molto coraggiosa, perché molto coraggiosa avere a che fare, perché il Fairlight fu inventato in incisione, sì, chiaro. Ma tu avere uno strumento così straordinario, no, i suoni campionati, che poi c'erano i famosi R1 e R2, che abbiamo utilizzato a piene mani, ma al di là di quello, ma tutti quei suoni
ma anche i suoni della batteria, che erano veramente straordinari, e non solo. E quello, non potevo accontentarmi di usare il Fairlight solo in sala incisione, no, io molto furbo ho detto no, io ti frego, ti porto anche dal vivo. E lì, vabbè, insomma, era peggio veramente del, sotto certi aspetti, peggio del Minimu di cui parlavo prima, dell'intonazione. Lì invece si spegneva, si spegneva il computer, si bloccava, figurati, d'estate, gli spazi di temperatura, sai, d'estate, l'umidità, cioè la condensa, che lì, sai, i dischi, lo vediamo anche adesso, i, no? Floppy, si fottevano. Ciao. Ciao. Poi ci fu, fortunatamente, le master keyboard. Beh, sì, la e transizione lì, diciamo, agli anni 90, no? Dove poi con gli expander. Io ho eliminato infatti, tantissime tastiere. Negli anni 90, no? Mi ricordo che i palchi dei Pooh erano diventati belli pulitini, tutti belli precisi. Due tastiere. Le tastiere in centro al palco, anziché a sinistra. Palco. E lì, esatto, e lì io potevo avere tutto e di più in tempo reale, con la programmazione ogni brano. Questo fu un momento rivoluzionario. Assolutamente. Mi ricordo che la prima volta che io vidi un backstage dei Pooh, c'era un super rack con dentro vari moduli, tutto modulare. Campionatori. Ed è, ecco, anche quello fu un'altra rivoluzione semplificato le cose, e hanno permesso di portare dal vivo veramente tutto, poi riprodurre dal vivo esattamente quello che faceva in sala di incisione. Anche questo era veramente molto importante, perché fino a 15 anni prima era quasi impossibile. Invece negli anni 2000 si è passati dai moduli veri ai suoni virtuali, no? Abbiamo fatto insieme la transizione al computer. Esatto. Beh, tu poi, poi sei arrivato tu, che fortunatamente per noi e anche per me, tu hai portato una ventata ulteriore di novità, di possibilità. Poi il mix di suono, no? Il suono virtuale e reale, si creavano veramente dei suoni, abbiamo potuto creare dei suoni, è quello che facciamo anche tutt'oggi, dei suoni che erano solo nostri. Infatti capita a te che ti chiedono ma come fa, come, o anche a me, ma quel suono lì in quel brano come la, non lo so, è un insieme un'alchimia di suoni che, andando a pescare da una parte o dall'altra, un insieme di anche 7, 8, 10 suoni, che alla fine questa composizione crea un risultato che è impossibile da ricostruire. Ricordiamo, nel 2011, no? al mondo del virtuale hai riaggiunto una pietra miliare, cioè il Moog è tornato, il Mini Moog in versione Voyager è tornato sui palchi, perché quando ti rendi conto che si è inventato tutto, poi per andare avanti molte volte bisogna andare indietro. Esatto, chiaramente, però attenzione, grazie alla tecnologia, al mondo tecnologico è andato comunque avanti, tu hai quei suoni lì migliorati, tutti capito, utili, belli, intonatissimi, e questo è sicuramente cosa fantastica. Io oggi direi che comunque tu il culmine, diciamo, dove alla fine avevi veramente un po' di tutto, lo hai raggiunto proprio nel cinquantennale, nel Pooh 50. Beh, nel cinquantennale fu il compendio delle tastiere. ma poi e ritrovare, no? Io abbiamo parlato degli anni 70, di ritrovare sul palco i synth, i vecchi compagni di viaggio, che hanno veramente mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto caratterizzare, come dicevo prima, e riconoscere certi brani,
nel cinquantennale, che doveva essere la famosa ultima fotografia, li ho voluti tutti sul palco, vicini a me. Vabbè, insomma, anche questo fu veramente un... Beh, diciamo che poi oltretutto avevamo anche il vantaggio che, essendo tutto cablato anche in MIDI, avevamo la possibilità di interagire, di aggiungere un suono del Moog insieme a un suono virtuale, il suono del Prophet, ci siamo, con esatto, altri, miscelare. Esatto. Nella programmazione del repertorio Q50, che fu veramente molto molto lunga, due ore 45, ecco, e tu concerto. Vabbè, adesso non so quanto, un mese e mezzo forse, sì, l'abbiamo pensato per 2 anni e poi abbiamo lavorato per tradurre quello che avevamo in testa a livello pratico, insomma, 2 mesi o qualcosa del genere. È stato un'ultima volata, un ultimo, quest'ultima fu, come abbiamo sempre detto, grande fotografia, irripetibile, straordinaria. E come dicevi tu, abbiamo creato un team lavorativo con te alla programmazione, con Renato Cantele e con gli storici nostri tecnici, certo, che abbiamo rivoluto, esatto, Johnny Pozzi, che era quello che mi seguiva passo passo, non ha mai distolto gli occhi neanche un secondo. E tutti i collaboratori altissimamente professionali, affidabili, per cui fu veramente la reunion e il tour che io definirei perfetto, sì. Anche perché ogni concerto che noi abbiamo fatto per il pubblico che era davanti a noi era l'ultimo concerto dei Cui della loro vita, sì. Per cui non potevamo permetterci una minima distrazione, sì. Doveva essere ogni concerto non perfetto, di più. E così è stato, certo. Grazie alla squadra fantastica, no? Che hai elencato tu, certo. Prima. E se la nostra storia passerà alla storia, anche grazie anche a questo, certo, che è stato veramente la famosa enorme ciliegia su una torta grande come il Duomo di Milano. Una vita per le tastiere, Roby, veramente. Beh, sì, o meglio, le tastiere sono state la nostra vita. Sì, grazie, grazie a loro, grazie a tutti coloro che hanno fabbricato queste macchine impressionanti, sì, che hanno avuto questo intuito, visione, questa genialità di mettere a disposizione a noi musicisti delle tastiere che ci hanno aperto veramente non solo la mente. Roby, io ti ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata. Grazie. Sono sicuro che i nostri amici che vedranno questo video potranno cogliere delle grandi ispirazioni grazie alla tua grande esperienza. Ma sai, quello che parlo anche di te, quello che può il nostro ruolo nel limite del possibile è, cosa possiamo dire noi? Parlare della nostra esperienza. Certo. E l'esperienza non si può comprare. No. Non ci sono negozi che vendono l'esperienza, e soprattutto nel nostro lavoro. Certo. Soprattutto nel nostro lavoro la fai, certo. Sul campo. No, 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 non te lo insegna nessuno. Possiamo parlare di quello che è il nostro vissuto, della nostra esperienza, e parlare con i giovani possono, che ne so, capire dalle nostre parole, da quello che diciamo, raccontando il nostro vissuto, magari qualcosa di buono, ecco, certo. questo è il nostro obiettivo. Certo. Roby, grazie mille ancora per essere stato ospite di questa intervista. Che è la mia prima intervista che faccio a qualcuno, quindi sappilo. Ma devo dire che sei andato molto bene come prima intervista. Beh, insomma, se tanto mi dà tanto, ti posso dire che hai un futuro anche come intervistatore. Grazie mille. No, sei molto più bravo come musicista. No, così ti metti il cuore in pace, va bene. Ciao, grazie, un abbraccio ancora a tutti. Un abbraccione. Ciao, 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 un bacione. Ciao.